Pasta Frolla Alternativa? Sei sul canale giusto! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale! Se ancora sei nel mood, facciamoci del bene e non facciamoci del male, sei veramente sul canale giusto! Sì, perché oggi la nostra ombrettina ci proporrà una pasta frolla veramente di quelle... Buonissima. Oggi una pasta frolla vegan, una pasta frolla integrale, una pasta frolla al cioccolato, una pasta frolla speciale. Davvero una ricetta basica per fare delle crostate spettacolari e dei biscotti fantastici. Tra l'altro è una pasta frolla abbastanza soda e quindi vi consentirà farciture morbide, farciture leggermente più acquose e soprattutto le classiche farciture marmellatose senza perdere neanche una goccia di marmellata. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si prepara questa pasta frolla integrale vegan. Ed eccoci pronti per una preparazione base che vi tornerà utile in 2000 ricette, dalle crostate ai biscotti ai crumble. Oggi facciamo la pasta frolla integrale e light in versione cacao oppure naturale. Vi dirò come fare le due varianti. Io nella fattispecie la farò in versione cacao. Allora, ci occorreranno 262 grammi di farina integrale. Io uso questa farina, che è la farina di San Giuseppe, che è un'ottima farina integrale. Se la trovate, compratela perché è buonissima. Non mi pagano per dire questo. Poi 40 grammi di cacao amaro, 55 grammi di olio di semi, anche di mais ci va benissimo. Poi 65 grammi di zucchero di canna e poi 120 ml di latte. Io qui sto usando un latte di mandorla perché voglio farla vegan, tra le altre cose, questa pasta frolla, ma voi potete usare il latte vaccino piuttosto che qualunque altro latte, anche il latte di nocciola se fate la versione scura al cioccolato è buonissima. Questi sono gli ingredienti per la versione al cacao. Se invece volete fare la versione bianca, semplicemente senza cacao, sostituite i 40 grammi di cacao amaro con altri 40 grammi di farina, quindi la farina a questo punto diventa 305 grammi e si toglie il cacao. L'unica differenza è questa. Peso gli ingredienti direttamente nel boccale del mixer perché così mi viene molto più comodo, faccio prima e non sporco, si può dire, nulla. È una preparazione fast, facilissima. Allora, inserisco i 265 grammi di farina direttamente e inserisco i 40 grammi di cacao e inserisco anche i 65 grammi di zucchero. Inserisco adesso i 55 grammi di olio, ora i 120 grammi di latte e adesso inserisco un tappino di aroma alla vaniglia. Abbiamo finito, è pronta. E giro un po'. Ok, abbiamo finito, l'impasto deve risultare granuloso e va lavorato gli ultimi due minutini a mano, ovviamente. Non metto lievito, non metto sale, perché la farina integrale, secondo me, già ha una salinità sua che bilancia gli zuccheri. Appena l'impasto incorpora così autonomamente tutte le polveri, è pronto. Perfetto, è pronta in tutto il suo splendore. Lasciamola riposare in frigo avvolta in carta cellophane per almeno un'ora e mezza prima di utilizzarla e dopodiché sarà perfetta per qualunque nostra preparazione a base di frolla, che siano biscotti, che sia una crostata, che sia un crumble, che sia quello che volete. Fatemi vedere cosa la farete diventare e provate questa frolla integrale sia nella versione chiara che nella versione cioccolatosa. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Bene,
e quindi avete visto com'è semplice preparare questa super pasta frolla, super dura. Potete non utilizzarla in mille, super dura. Super dura, sì, la potete utilizzare super anche per le costruzioni. Se a mare i castelli di sabbia non tengono più, potete utilizzare questa pasta frolla. Aiuto. Mi raccomando, se volete tappare la bocca alla vostra suocera, un bel biscottone con questa pasta frolla, i vostri problemi saranno definitivamente risolti. Quindi ringraziamo. Posso parlare? Silenzio. Ringraziamo Ombretta. Allora ragazzi, veniamo a noi, zitto. Allora, questa pasta frolla è buonissima, potete usarla così per fare dei biscotti tipo gran cereale più semplici, però vi consiglio di utilizzarli in un modo in cui ancora non l'ho usata, ma ho avuto l'ispirazione. Come la vuoi, come frisbee? No, allora, prendete la pasta frolla, la aprite, un cucchiaio di marmellata di fichi e chiudete e infornate a 180 gradi per 10-15 minuti. Questa è una ricetta. Verranno dei cuori di fichi fantastici. Non fare battute. Cuori di fichi. E allora, invece, prossimamente, insieme a me, gli altri cuori? La vedrete con in una declinazione crostatosa, una buonissima crostata che ho preparato al mio consorte per la festa del papà. E allora, rimanete su Due Cuori Una Cappa, cominciate a preparare la frolla che la prossima volta faremo la crostata. Bene. Noi ci vediamo sempre qua. Sulle vostre tavole, ciao. Un bacio, ciao. Benissimo, eccoci qua, pronti per l'estrazione del vincitore o della vincitrice della selezione di barista italiano. Quindi sono 55 commenti e andiamo a selezionare con random.org appunto uno di 55. E vediamo chi è il fortunato o la fortunata vincitrice. Il commento numero 29. Vince Matteo Caporali, col commento io ovviamente partecipo, e quindi Matteo lascia il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Due Cuori Una Cappa e ciao a tutti quanti!